Sì, assolutamente sì. Il diritto allo studio è un tema centrale. La lotta alla dispersione scolastica, l'aumento degli studenti che finiscono gli studi, non soltanto quelli obbligatori, ma quelli successivi di formazione e che accedono all'università. Abbiamo un numero di laureati che è troppo basso in Sardegna. È anche una condizione per favorire la lotta alla disoccupazione, in quanto è noto che i livelli più alti di formazione e di istruzione danno una maggiore possibilità di accesso al mondo del lavoro. Abbiamo operato sulle scuole con interventi che mettono a norma le scuole, che rendono le scuole più idonee ad una moderna didattica, contenendo spazi di laboratori per appunto una didattica che sia adeguata ai tempi. Dall'altra abbiamo attivato i programmi con Tutti a Scuola, i programmi contro la dispersione scolastica, i programmi integrativi al corso di formazione tradizionale. Abbiamo attivato sull'università una politica che sostiene tutti gli aventi diritto alla borsa di studio, con un incremento della borsa stessa da 3.500 a 5.100 euro all'anno, con un aumento dell'ISEE dai 13 ai 23.000 euro, quindi aumentando la platea degli aventi diritto, il che può consentire a chi non ha una famiglia che può sostenere gli studi di completare questi. Dall'altra abbiamo attivato delle politiche a sostegno delle famiglie, che sono il cardine per la lotta per una buona integrazione sociale, una lotta alla disoccupazione, una lotta alla coesione sociale, che è assolutamente importante.